anche transnazionali. Esplosione di ieri a proposito di una industria di gas dell'Austria, da lì passa quello che ci arriva dalla Russia, ha di fatto portato all'attenzione la questione approvvigionamento di gas per l'Italia. A tal proposito abbiamo sentito Paolo Abbati di GD Extra S.p.A. Quando c'è un guasto di questo genere, come è successo in Austria, è chiaro che il sistema complessivamente ne risente. Da qui a dire però che c'è un pericolo per le forniture o per in Italia, beh, ce ne passa. L'Italia è dotata di infrastrutture di stoccaggio del gas che servono proprio anche in queste occasioni qui, cioè a tirar fuori il gas messo in stoccaggio, in deposito nei periodi estivi, quando c'è meno consumo, e per poterlo poi tirar fuori invece quando il consumo è in crescita, particolarmente ovviamente nei periodi invernali. Quindi diciamo, questa è la situazione. Di per sé l'incidente seppur grave, ma non è stato in grado, non ha messo in crisi il sistema. Altro discorso è invece garantire al paese e al sistema produttivo del paese fonti di approvvigionamento diversificate. Come tutti i prezzi dei combustibili, dei prodotti che servono, che sono quotati presso borse virtuali, come è la borsa del gas, quando ci sono fenomeni di questo genere, incidenti di questo genere, oppure anche altro tipo di situazioni che si possono verificare, crisi politiche a giro nei paesi produttori o comunque altre situazioni di questo genere, ovviamente la borsa è un elemento di grande sensibilità e quindi risponde immediatamente a questo tipo di situazioni con delle impennate sui prezzi di approvvigionamento. Se l'incidente è breve come quello che si è verificato, ovviamente il fenomeno rientra in giro di poco tempo, altrimenti ovviamente le ripercussioni si potrebbero avere anche sulle tariffe poi per i cittadini.